Prego. Posso? Prego. Allora, signori, Andrea Zoli ha deciso di dimettersi. Questo lo ha fatto per la Ternana, lo ha fatto perché ha detto che l'allenatore Lucarelli aveva fatto un gran lavoro, la squadra era stata costruita per lui e sicuramente se l'è costruita lui insieme a Leone. Sicuramente Andrea Zoli ha fatto un lavoro importante, un lavoro secondo me che poteva anche andare avanti, ma Andrea Zoli è un uomo di calcio ed è un uomo che non dice mai io sono un uomo, ma è un uomo vero. E Andrea Zoli ha fatto un calcolo, ha detto purtroppo io ho giocato volente o nolente 12 partite, mi sembra che se ne sono 6 che sono andate male, mi sembra che ce ne sono forse 3-2 vinte, 3 vittorie e quindi ci sono 3 pareggi. Ha detto non è possibile avere un punto a partita, è una media che non ha senso. E Andrea Zoli, quindi, con mio immenso dispiacere, devo dire, perché ho insistito fino ad ora parlando con lui, ma lui mi ha insegnato delle situazioni di calcio e mi ha detto nel calcio servono scosse, come lui più volte ha detto anche a tutti voi, e quindi lui ha detto le scosse devono essere date a questa squadra. Mancano 12 partite alla fine, una arriva martedì, un'altra arriva domenica. C'è bisogno quindi di dare una scossa determinante ed importante a questa squadra. E quindi in virtù di queste cose lui, devo dire, che ha fatto un'operazione molto particolare, perché insomma io nei suoi panni non mi sarei dimesso, primo, e la seconda cosa è che è la prima volta che trovo un allenatore, forse con stima e amicizia, non so se conosce Lucarelli, ma ha anche detto Lucarelli per me fino ad oggi ha fatto un miracolo, quindi riportiamo Lucarelli e mettiamo questa squadra nella condizione, non so se questo potevo dirlo, però l'ha detto lui a me, credo di sì, perché Andrea Zoli è un uomo franco, quindi niente. Non è venuto in conferenza stampa perché ha detto ti lascio sta patata, dato che sono 2 o 3 giorni che ce n'hai. E detto questo basta, così sono le cose. Quindi non so se avete delle domande, ma... Quindi Lucarelli tornerà a ma Andrea Zoli ha consigliato Lucarelli, dato che Andrea Zoli se ne va. Io ora ci penso qualche ora e poi no, con tutti quelli che sono qui che vogliono Lucarelli, siccome io sono un po' abbastanza contrario, no? Sono anche un po' stronzo e siccome ora mi gira anche un po' le palle, dato che la gente ti tira per i capelli, non lo so, questo lo vedrò, sono io che decido. Può darsi perché per tutti quei coglioni che continuavano a dire che era un coglione non torna Lucarelli e se ne vanno tutti a fanculo. Mi piace sta cosa? Per candidato sindaco no, e volevo fare una cosa diversa. Non è che manda a fanculo solo i Perugini, manda a fanculo anche i Ternani. Altra domanda? Senta, il finale di partita... Gol fantastico, complimenti a quel ragazzo che ha fatto un tiro da 30 metri, non lo so quanti erano, no, sbaglio? Sì, sì, 30 metri. Sì. Credo che se lo rifà 50 volte, non lo so, non lo conosco, però gli ho fatto i complimenti negli spogliatoi perché ha fatto un tiro bellissimo. Il calcio è sport, signori, da noi la palla non è entrata 3-4 volte, ci sono stati Partipino, ha preso quel palo che poi è andata via, il portiere ha fatto... Il calcio è questo, la bellezza del calcio è proprio questa. Noi oggi forse potevamo fare una partita diversa, però la partita è stata questa e loro l'hanno chiusa, l'hanno cercata, è una squadra in difficoltà e noi siamo una squadra oggi in difficoltà, punto e basta. Il passo che ha fatto l'allenatore, cioè Andrea Zoli, è un passo che io non ho mai visto fare da nessun altro allenatore da quando io mi occupo di calcio, quindi io ringrazio Andrea Zoli e poi vedremo chi andrà al posto di Andrea Zoli. La piazza conviene stare tranquilla, pacata, perché a me i suggerimenti poi mi stanno un po' sulle palle.
Sembra che qualcuno fosse stato contento del risultato di oggi. Io non so se vengono qui allo stadio per tifare noi o per fare tante chiacchiere. Siccome io sono abituato da solo a guardare tutti nelle pallette dell'occhio e a vedere chi è più bravo, io dico che noi abbiamo vinto un campionato senza nessuno ci rompeva coglioni. Stavano tutti a casa, stanno tranquilli. Non dessero suggerimenti e non parlassero troppo. Perché oggi la Ternana è mia, l'ho pagata io, ho rinunciato a prendere 24 milioni domani alle 15. Quindi attenzione, perché la Ternana sta messa male finché ci sono io. Altre domande? Il post partita caldo con i tifosi. Il post partita è per rendere conto che il primo che mi rompe il cazzo deve essere massacrato, perché adesso mi sono proprio rotto i coglioni. Gente violenta, gente che fa lo scemo, gente che dal primo giorno che sono arrivato qua mi ha detto che loro si occupano di acciaio. Allora sapessero che io sono fatto d'acciaio, primo. Secondo, a 62 anni, capisce? Secondo punto, 114 kg ben distribuiti. Terzo punto, io ho speso qua più soldi di qualsiasi presidente voi abbiate visto al mondo. Quarto punto, io vi ho fatto cambiare la pelle di questa città come nessun'altra aveva mai fatto, perché comunque aprite i giardini grazie ai soldi miei. Dice, ma tu parli sempre dei soldi tuoi, allora prestatemeli voi così aprirò i giardini e i soldi vostri. Dopodiché qui sono arrivati 95 posti letto grazie alle mie battaglie. Qui chiacchierate tanto ma poi ne avete fatto ancora un cazzo. Detto questo, quando stanno le cose? Oggi mi avete fatto girare le palle, io sono fatto così, l'avevo sempre detto. Non pensate mica che vado a mandare a fanculo i tifosi perugini e non riesco a mandare a fanculo i tifosi ternani. Oh signori, a Livorno soffia sempre il vento per me, perché io sono nato stronzo, morirò stronzo, ma sicuramente non piegato. Altre domande? Presidente, quell'abbraccio al gol sembra quasi una scena già passata di moda, visto come stiamo messi adesso, che abbiamo perso. No? Ma questo vale per gli altri. Ha un significato quello. Ha un significato immenso. Guardi, Andrea Zoli giocava per me. La squadra gioca per me. Abbiamo perso insieme, come abbiamo gioito davanti al gol, abbiamo perso insieme. Quindi noi siamo la Ternana e la Ternana è quella che è. Io sono in panchina perché questi sono i ragazzi della Ternana. Io amo la mia squadra anche quando perde, io non l'amo solo quando vincere. Vedete signori, quello che la gente non ha ancora capito di me è che io sono un vincente perché perdo spesso, ma mi metto in piedi. A differenza di tutti quelli che non vedono l'ora di perdere. Oggi c'erano 3.000 persone in questo stadio del cazzo. Scusate se dico stadio. Però vedo che... No, perché anche qui con le parolacce mi avete fatto due palle che non finivano più. C'avete le parolacce, c'avete niente? State a vedere le parolacce mie. Allora, vi voglio rammentare che 2.000 sono rimasti a mandarci a fanculo. Questo cos'è? Una tifoseria. Se facessero un giro in Inghilterra, imparassero a vedere cos'è il calcio. Noi vogliamo bene alla nostra squadra. Altro che rifare uno stadio. Può darsi che butto giù questa e non ci ricostruisco una micchia. Manco le seggioline del bar vi metto fuori. Altre domande? Presidente, ma è vero che ha sputato i tifosi o no? Sì, mi hanno sputato a me, io ho sputato a loro. Perché secondo lei, la seconda volta che arriva uno stronzo che mi sputa, io sto qui a farmi sputare. Ma che siete rincoglioniti? Oh, signori, cominciamo a snebbiarci la mente. Prima di essere ogni cosa, io sono un uomo come l'altri. Se mi sputano tre, io non solo gli risputo. Se non c'era la fossa, gli davo due pizze in faccia. Ma di che cazzo stiamo a parlare? E ora prendo la macchina mia e me ne vado a casa. Chi può venire, venisse. Signori, con calma. A me non mi dovete rompere cazzo. Poi, altre domande? Questa situazione le fa cambiare idea o la fa ripensare? Ma di che, signori, io sono la stessa cosa. Questo è Terni e io sono di Livorno. Punto e basta, non cambia un cazzo. Io sono ancora qua, la squadra è mia, anzi ora è poco mia. Si va fino in fondo. Ho detto venderemo il 50% e venderemo il 50%. Abbiamo perso? Tutti quelli che stavano qui sono contenti? È vero che hai sputato a loro. Ah, oh, ma la gente sputa a me. Ma senta, ma se io ora mi alzo e le do un dito in un occhio, lei cazzo fa? Ah, mi dà un calcio, bravo, complimenti. No, pensavo, voglio dire, che lei si beccasse anche l'altro dito nell'altro occhio. Io mica sono Gesù Cristo, sti cazzi. Cioè, da sempre a dare l'altra guancia. Signori, io non sono Gesù Cristo. E non me ne frega manco un cazzo di esserlo, pur essendo un credente. Presidente, ha detto, penserà qualche ora adesso, no, per il dopo Andrea. Gliel'ho già detto. Di riflessione e... Ma guardi, la riflessione è facile. Non lo so se chiamerò Lucarelli, perché mi sta sul cazzo che tutti hanno detto Lucarelli. La prima è chi è affidata alla squadra adesso, che comunque... A me è affidata la squadra. No, tecnicamente. Tagliavento, tecnicamente domani verrà allenato. Ah, perfetto. Dal patentino. Che cazzo, patentino o non patentino? Mica gioca la partita domani. Stanno in campo e si allenano. Un allenatore ci vuole. Signori, domani si fa un cazzo, si deve andare a Palermo, quindi che cos'è? Ancora che state a farvi problemi. In panchina qualcuno ci deve essere. Ah, lo so.
Io non ci vado perché era già previsto che non andavo a Palermo, ve lo voglio dire, perché io purtroppo devo lavorare, se rinuncio a un pacco di soldi devo andare a lavorare tutti i giorni, quindi io devo andare a lavorare e quindi io c'ho da lavorare, perché farei le 3 di notte per tornare a casa, e voi mi scuserete, devo uscire alle 3 del pomeriggio dal mio ufficio per tornare alle 3 di notte 2 giorni rincoglionito, io ci sarò domenica, a prendere i vaffanculi domenica, non voglio farmi mancare niente. Deciderà. Da solo si consulterà con Leone, per il nuovo allenatore? Leone è il direttore sportivo, sempre e solo Leone, voglio dire. Oggi ho una base di partenza, ho l'allenatore che ha dato le dimissioni, che è un grande allenatore a livello nazionale per me internazionale, un allenatore di Serie A, che evidentemente è una persona squisita, un uomo con 2 coglioni che pochi altri uomini hanno al mondo, che ha avuto le palle di dirmi, ora io vado e Lucarelli, secondo me devi chiamare Lucarelli, io gli ho detto, cioè fanno fa come tifosi che mi fa incazzare ancora di più con Lucarelli. Detto questo, vediamo con calma. Si mette l'onno come lei, quindi eccolo, va bene. Come? Mette l'onno come lei, quindi va bene. Ma allora anche prima. Io sto su cazzo a tutti i livornesi. No, Presidente, dal punto di vista puramente personalizziamoci un attimo il tifoso che chiede Lucarelli, lei che magari ci pensa. Il vantaggio è che Lucarelli conosce il gruppo, arriva... Ora, a parte le battute, signori, è evidente che Lucarelli è la persona più vicina a questa panchina, perché Lucarelli conosce il gruppo. Ora, con serietà, l'analisi che ha fatto Andrea... Non è un fattore di tempi. L'analisi che ha fatto Andrea Azzoli è un'analisi matura, forse un'analisi da direttore sportivo e da presidente. Andrea Azzoli ha detto l'unico che oggi, secondo me, ti può dare una mano a gestire le cose è... Lucarelli, punto, ora basta, cioè, l'abbiamo detto, insomma, voglio dire, la mia è una battuta, al 99%, ma è evidente che chiamerò Lucarelli, cioè non è che posso chiamare signore che sta qui, gli sto anche antipatico, no? No. C'è la tesserina, no? Okay. Tanto non è solo comunque accompagnante, cioè. Pensi il favore che ho fatto a starti candidati sindaci, oh. Questo tira anche cazzotti, anzi, non lo tira. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno, sono dovuti intervenire, che io... Chiedo scusa, mi sono dispiaciuto per il gesto di oggi. Se mi lasciavano stare sarei saltato dall'altra parte, così si vedeva qualcosa di buono. Si può dare qualche dettaglio? Prima ha detto che ha rinunciato ai 24 milioni per la cessione della società, se ho capito bene. Ho rinunciato a 15 milioni più i 9 che servono per arrivare in fondo al campionato. Adesso che quindi, ha fatto la rinuncia, può dire chi erano i potenziali? No. Perché i potenziali clienti sono ancora incazzati come bisce, ancora oggi, perché? Perché mercoledì, lunedì c'è un appuntamento dal notaio, gli è stato detto a un certo punto, ieri a luna credo, non mi ricordo, lascia perdere, noi non vendiamo più il 100%, hanno il diritto di mantenere l'anonimato e di farsi i fatti loro, sono incazzati come iene, voglio dire. E sul motivo del dietro front appunto del 50% piuttosto che 100%? Il motivo del dietro front è stata una telefonata di Andrea Azzoli, e precedentemente un messaggio di Palumbo. Il messaggio di Palumbo, arrivato in tarda serata, diceva: lei presidente non mi ha dato una squadra di Serie A, mi ha tenuto qua, ha voluto fare con me un patto e poi lei se ne va e scappa via. E aveva ottenuto un grande risultato. Io fino verso le 3, le 4 di notte ero rimasto a pensarci, perché il messaggio è arrivato verso le 10 e mezzo, le 11, o almeno io l'ho letto verso le 11. Poi una telefonata con Andrea Azzoli che ha detto: io sono venuto a Terni solo perché lei mi ha chiamato e solo perché volevo fare queste cose insieme a lei. E sembra passata una vita, ormai era solo giovedì sera. Venerdì mattina sono venuti da me 7 imprenditori importanti ternani e sono venuti a pranzo con me. Sono venuti a pranzo e mi hanno parlato di Terni in maniera sono in una conferenza stampa. Grazie. E mi hanno parlato, era mia moglie che dovegna, e mi hanno parlato di Terni, mi hanno parlato della città, ma è andato su qualche televisione questa cosa? Che mia moglie mi sta già mandando a fanculo? Forse mi stava comunicando che non torno manco a casa a sto punto. Vabbè, andrò in un albergo 5 stelle. Detto questo, ha fatto incazzare tutti i ternari livornesi, gli acquirenti, la moglie. Forse ci siamo capiti. Finché si incazza mia moglie mi preoccupo, o meglio gli devo portare rispetto. Per quanto riguarda i ternani ho fatto quello che fanno loro. Con i ternani e con la tifoseria. Lei ha intenzione di smozzare e di fare il primo passo lei oppure no? Ma quale primo passo, scusi? Nei confronti della tifoseria. No, a me non me ne frega un cazzo, forse non ci siamo capiti. Quando i ternani, quando le 2000 persone che erano qua, quando le persone le rispondo. Si è capito tutto, ha capito tutto. È come se lei, senta, ma lei mi deve domandare, scusi, lei mi deve domandare. Ma gli ucraini, secondo me, si debbono ritirare
per me devono ammazzare l'ultimo russo che hanno in casa. Fine. Detto questo, quando vorranno chiedermi scusa, mi verranno a chiedere scusa, allora avremo finito. Quelle persone che stavano nello stadio e mi mandavano a fanculo, con me hanno un punto. Finito, non si fa pace, si va avanti così. Ma che cacchio di trattativa? Quando arriverà la trattativa? Io oggi mi sono incazzato come una bestia. Oh, guardi che io ho sputato addosso a due o tre persone che hanno sputato a me dopo avermi tirato l'ennesimo bicchiere. Ma se andassero a fanculo, ma di che cazzo vogliono da me? Ma stiamo a giocare? Ma qui ogni scemo viene qua, lascia 30 milioni e voi pensate di sputargli? Ma che cazzo di piazza siete? Oh, sveglia, che dove cazzo vado vado, a me prendono con i tappeti rossi. Ternani cambiasse l'atteggiamento. Punto. Poi Ternani, è sbagliato il termine, quei quattro imbecilli che mi stanno a rompere cazzo, perché gli altri, sa quanti Ternani ci sono che non sanno manco che io esisto? Immagino da quelli che vedo allo stadio 95.000 su 10.000, cioè su 105.000 che ci sono a Terni. Io penso tanta gente non sa manco chi sono. Comunque, chi voleva tirare fuori il peggio di me ci è riuscito, ma io ho ancora del peggio ancora, eh? Sono avanti col peggio io. Detto questo, non faccio la pace con nessuno. Poi? Lei ha sacco a qualcuno e vuole chiedere scusa? No, io no. Ah, se vengono a chiedermi scusa, va bene, non denuncerò nessuno, le posso dire questo. Perché non è che denuncio quattro coglioni. Si va avanti così, finché si campa così. Ci si divertiamo così. Però da bambini ci dicevano che chi ha più giudizio lo poteva... Ma io non ho più giudizio. Ma io penso di no. No, ma io non ce l'ho giudizio. Io penso il contrario. No, io non ce l'ho, non me ne può fregare di meno. Questa volta sono fatto, sono come gli israeliani io. Sono stato a Beirut, ho imparato dagli israeliani. Il giudizio finisce tardi. Presidente, pensiamo a salvarci oppure ancora abbiamo un'idea. Ma lei porta sfiga? No, chiedo. Ma lei l'ha vista la classifica? Certo. Sì, e quindi pensiamo a salvarci? Secondo me no, però... E allora basta, ha risposto da solo. Secondo me pensiamo a fare i playoff. Io voglio andare in Serie A, cambia un cazzo. Lo so, ma non vorrei che mi vergognassi a dirlo. Ma secondo lei, se Andrea Zoli, un allenatore che è una potenza, che ha sempre detto voleva andare in Serie A, oggi mi dice per andare in Serie A fate quest'altro passaggio, ma secondo lei dobbiamo cambiare il nostro... Poi la vita è fatta di tante cose, la palla è tonda. Lei oggi quanti gol ha visto non fatti da noi? 3 o 4. E quanti gol ha visto fatti da loro? Un tiro bello è andato in porta. Quindi c'è poco da stare a discutere, la palla è tonda. Speriamo che non sia tonda in 12 partite. Finito. Poi torna quello che evidentemente l'ha creata questa squadra, quindi dovrebbe saperla mettere a posto. Se no ritorna a Livorno. Anche gli alberi vogliono, insomma, qualcosina sugli alberi, senza magari possiamo anche dire. Guardi, gli arbitri fanno parte del gioco come il gioco fa parte del gioco. Io non ho niente da dire sugli arbitri. Gli arbitri fanno il loro lavoro. Noi dobbiamo imparare, come abbiamo imparato quando abbiamo vinto un campionato importante, a giocare con l'arbitro che è dentro e che non ci deve fare favori. Noi dobbiamo saper vincere per conto nostro. L'arbitro è contro di noi, così lo dico tra lineette senza offendere la categoria arbitrale. Basta, noi dobbiamo giocare, l'arbitro può sbagliare, è parte integrante del gioco, finito. Io credo che noi, se avessimo fatto i gol che ci siamo mangiati, no, oggi, la partita finiva 5-2 e allora era la partita giusta. Non abbiamo avuto questa capacità, la partita è finita 2-1 per loro. Punto, questo è il calcio. Presidente, vista la situazione che si è venuta a creare, ha l'impianto di aver esonerato Lucarelli? Cos'ho? Ha un rimpianto di aver esonerato Lucarelli. Non ho capito. Vista la situazione che si è creata. Guardi, Andrea Zoli lavorava 8 ore al giorno qua dentro. Prima di venire Lucarelli deve firmare la seconda lettera. Se no non viene. La modifica, mi piace questa cosa. Ma non è la modifica, è una cosa facile, deve lavorare. Lucarelli è andato via perché non c'era qualcosa che a me non piaceva. Quindi se Lucarelli rivede le sue posizioni viene, se no si dimetta e non viene. Però per venire deve vedere le sue posizioni. Pensi che è condizione fantastica, io lo pago tutti i mesi. Ora io spero che telefonandogli lui mi dica di andare a fanculo da buon livornese e quindi non vuole venire. Se viene qua deve imparare quello che c'è da fare. La squadra aveva delle lacune, le lacune erano forti e le hanno viste tutte. Lui deve aver imparato la lezione. Le lezioni si imparano nella vita, quando non si vince si deve imparare. Lui è stato esonerato perché non ha fatto ciò che doveva fare il bravo allenatore, quello che ha vinto la Serie C. Se lui vuole tornare qui, spero che torni con l'anima di quello che ha vinto la Serie C, di quello sicuro di sé e che sa quello che fa, se no si può dimettere. E se torna e non fa quello che deve fare nella maniera giusta, riandrà via. Punto, fascia. Può essere più preciso cosa si... Posso fare una partita con Andrea Zoli e una partita con... cosa? No, vado no, un suono. Se è uguale, gli facciamo i contratti, tutto buono. Signori, su, bravi. No, io intendevo in ordine di
ordine all'esonero di Lugarè, quando ha detto che se deve tornare a determinate condizioni deve fare cose che... Deve fare quelle cose che evidente, deve ritornare con la squadra. Guardi, non è stato esonerato Lucarelli perché Bandecchi è pazzo, è stato esonerato Lucarelli per una serie di elementi. Quindi la serie di elementi devono essersi risolti. Io spero che Lucarelli evidentemente abbia avuto in questo frangente la maturazione che secondo me serviva a un allenatore per stare in Serie B. Rapporti con i giocatori intende? No, io non conosco i rapporti con i giocatori, rapporti col presidente per esempio intendo. Cioè le partite si vanno a vincere, non a fare teoria. Quindi viene, se vuole venire qua deve ribeccarsi il presidente. Mica dite voglia venire? Si sta meglio a casa andare in canoa piuttosto che venire qua a dura fatica. Poi? A prescindere da questi episodi che devono chiaramente essere condannati, può pensare che tutte queste motivazioni extracampo eccetera possono influire in maniera negativa sulla squadra e sul rendimento? Guardi, penso che la squadra stia piangendo, se non vado a parlare con loro l'unica cosa che gli interessa in questo momento è che sono le 6, anzi le 5 e non sono ancora andati a casa. No, non penso che possa incidere sul rendimento, sì. Non penso che possa incidere sul rendimento perché penso che questa squadra è una squadra che ad oggi ha bisogno di scossoni. Forse devono capire che gli sta tornando un altro allenatore, quello che c'avevano prima, e debbono capire, perché lo sapete voi ma non lo sanno loro, devono capire che se non vanno avanti con gli elettroshock, non lo so, la squadra non ha mica perso per colpa di Andrea Azzoli, La squadra ha perso perché non hanno giocato la partita. I gol vanno fatti perché i quasi gol non servono a cazzo, prima di tutto. Secondo, gli è stato detto in tutte le lingue che non si gioca col culo sulla porta e qui ancora non l'hanno capito. Terzo, tutta la settimana Andrea Azzoli gli ha insegnato la pressione e non ho visto pressione se non che in alcuni minuti del primo tempo. Dopodiché ho visto una squadra pressata, quindi ma di che stiamo a parlare? Cioè non è che abbiamo perso perché siamo rimasti in 10, abbiamo perso perché i nostri ragazzi hanno giocato male, o meglio non hanno fatto tutto ciò che Andrea Azzoli gli ha insegnato. Andrea Azzoli, signori, quando dice meglio che ci venga un altro è come se dicesse questi ne hanno capito, eh? Punto. Andiamo avanti. Quindi ce l'ha quel giocatore? Chi? Lei. Ma senta, scusi, lei dirige una testata giornalistica, giusto? C'ha dei dipendenti sotto, c'ha delle persone? Sì. Se la sua testata giornalistica precipita nell'abisso, cioè nessuno la va a vedere, la colpa di chi è secondo lei? In campo ci vanno i calciatori, mi scusi. Quindi basta fare chiacchiere. I calciatori devono giocare. Oh, io tutte le mattine mi alzo e vado a lavorare. E tutto quello che faccio nella mia vita lo pago calato, salato tutti i giorni. Mi scusi, non ho capito, i cacciatori sono gli unici che non hanno mai sconti? È inutile che qui la gente parli di chi allena la squadra. Vedessero chi gioca e li facessero giocare bene, punto e basta. Io ho cambiato idea per alcuni soggetti. Ma secondo lei è una questione dei limiti dei giocatori? No. Di impegno, tra virgolette impegno. No, non è né una questione di limiti né una questione di impegno. È una questione di quella... Sa, le squadre hanno un carattere e il carattere delle squadre viene creato da un gruppo di persone che devono avere tutti una mentalità similare. E qui subentra un gioco difficile, particolare, molto, molto intenso e molto sottile. Non è colpa di nessuno. Lungi da me pensare che i ragazzi non sono validi, perché ognuno preso singolarmente per me è molto forte. Basta vedere quelli che abbiamo prestato, no? Signori, forse non vi ricordate che ci sono squadre oggi che stanno giocando con calciatori che gli abbiamo prestato, che abbiamo dismesso, che sono seconde, terze, quarte in classifica, insomma, e che vanno forte. Ora, io vi voglio semplicemente dire che noi abbiamo dei calciatori importanti, forse anche la piazza si deve fare una domanda su tutto il resto, perché c'è un fattore di atmosfera. Come mai i nostri calciatori da altre piazze giocano divinamente e come mai invece qui sono incartati? Quindi il ragionamento è molto semplice, ci sono tante situazioni tutte insieme, no? Che vanno viste. Io credo che il 12° uomo in campo può essere anche la 12ª rottura di palle. Scusi, sono in una conferenza stampa e lo so che lei è dell'ANSA, ma qui ci sono 20 giornalisti. La richiamo in un altro momento. Arrivederci. Sì, il mister si è dimesso. Ha detto che vuole andare a casa. Arrivederci. Arrivederci. Questo scrive prima di voi perché sta a casa. Non sta neanche a casa forse. Ma che cazzo ne so? Scompriamo il campo da un equivoco che viene comunque banco sempre, no? Siccome non ce li sta mandando a dire, non le manda a dire a nessuno.
se non fosse... Sì, però non usate sta cosa contro di me, sembra che io sono il malato di mente. Ragazzi, dobbiamo sempre vedere uno dove cazzo arriva nella vita prima di stabilire che è un malato di mente. Andiamo avanti. Se non fosse sopravvenuta la questione Guardia di Finanza, gli avrebbe presi un paio di calciatori o anche tre a gennaio? No. Glielo chiedo per chiarezza. No. Io ve lo ripeto per chiarezza. No. Voi avete sbagliato la cosa. La Guardia di Finanza è arrivata il 20 di gennaio. Esatto, non l'avrei presi, io non li voglio, le squadre si fanno a giugno, punto. Io volevo dare via dei calciatori, questo è quello che volevo fare, non so, come, non so più come ripeterlo. Quindi non cambia nulla, se il prossimo anno io sarò qua quasi sicuramente, a meno che non sia morto, allora se sono qua vivo, va bene, a gennaio non facciamo mercato, sempre che qualcuno non si spezzi una gamba e che non succeda una cosa drammatica. Lo ripeto, per me il mercato di gennaio non esiste. Mi dispiace, non vedo loro che l'aboliscano, perché i calciatori a gennaio manco giocano, cioè sono tutti a vedere cosa devono fare con i procuratori che fanno mille chiacchiere, tutti che qua chiacchiere, sono diventati tutti intelligenti in Italia. Oh, ci sono 59 milioni di intelligenti, un cretino sarei io, cioè è una cosa allucinante questa. Cambierò nazione, andrò in Inghilterra, c'ho una tenuta bellissima, anche quello che guidava contro mare, no? Anche lui, no, ma lui era intelligente. Abbiamo fatto una novità, era l'ingresso. I sette imprenditori internali. Non sono autorizzato a parlare e a dire dei loro nomi, i sette imprenditori internali mi hanno... Le hanno promesso anche il sostegno economico? No. Hanno solamente convinta a cambiare... Ma era una riunione nata per la Ternana o per la candidatura sindaco? Era una riunione nata perché loro volevano conoscermi più a fondo e volevano vedere se ero veramente cretino, come tutti i giornalisti di Terni e dintorni scrivono, e sono venuti a vedere quanto fossi stupido. Hanno capito che da 1 a 10 sono stupido 1000, perché non avevano mai visto nessuno che davanti a loro prendeva un telefono, davanti a loro chiamava il proprio uomo e diceva: annulla l'appuntamento perché non prendiamo questi soldi, ciao, grazie, non vendiamo più il 100% ma solo il 50%, e ho buttato giù, finito. E loro non avevano mai visto un uomo così. Ora l'hanno visto, uno scemo proprio che non se ne parla più. Poi? Altre domande? Ho spesso in Inghilterra, non so se c'è alcuna ipotesi, al di là di quelle che sono state smentite, qualche nuova ipotesi inglese come soci, non so. Ragazzi, ci sono, adesso noi cerchiamo dei soci che debbano acquistare il 50% in quote sostenibili, perché la Ternana deve essere lasciata in mano a qualcuno che la possa anche sostenere nella maniera giusta. Io non credo troppo delle lucciole, cioè vi spiego, no? Non so voi quanto guadagnate, ipotizziamo 50.000 euro l'anno, potreste spendere 40.000 euro l'anno? Per la Ternana, per il calcio? Non credo, no? Allora, potreste spendere 5.000 euro l'anno per la Ternana, per il calcio. Cioè, un hobby deve richiedere una cosa un po' diversa. Ora, se qualcuno investe nel calcio, secondo me, deve avere un reddito importante per poter mettere nel calcio delle cifre importanti. Ciò vuol dire che se guadagni pulito, in fondo all'anno, pagate le tasse, 10 milioni, forse potrei mettere 3 milioni, va? Sì, perché sei un innamorato. E quindi bisogna cominciare a fare conti con la realtà. Individuati questi possibili nuovi soci? Sì. C'è il signor Ranucci che sta parlando con una decina di persone, sta tenendo a bada. Signore, la Ternana sarà perché c'è un presidente un po' stupido, no? La vogliono tutti. Ma potrebbe essere, presidente, potrebbe l'unico sano svincolarsi dalla Ternana e essere Stefano Bandecchi proprio personalmente? No. A tenere quel 50% insieme ad altri soci, dico, cioè levando di mezzo l'Ateneo. No, l'Ateneo è proprietario della Ternana, l'Ateneo è libero di poterla tenere, deve entrare in un parametro giusto, punto e basta. Io ritorno alla situazione fiscale nostra, non dovrei, però voi dovete leggervi delle leggi, ne hanno fatta una nel 36, è la legge sul quale rispondono le università statali e le università private. Andreotti nel suo sesto governo provò a fare una legge dove diceva in maniera chiara che le università cosiddette private e statali non potevano creare lucro,
Ma siccome le università da quando sono nate sono prodotti cangenti, cioè cosa vuol dire cangente? Avete presente un prodotto cangente che cambia colore ogni giorno? Vedete, quando si parla di enti, quando si parla di società, noi dobbiamo poi parlare di una terza figura cangiante che si chiama università. Le università sono enti a sé stanti, sono 110, non sono conosciute forse da tutti e rispondono alle loro leggi che sono la prima del 33 e una delle ultime fatte è una legge, la 240, se non sbaglio del 2000 o del 2002, la legge Gelmini, forse del 2010. Bisogna andare a leggere tutte queste leggi, bisogna metterle insieme, bisogna capire. Il problema delle università è un problema molto semplice. Lo Stato ha deciso che le università hanno piena autonomia e indipendenza, come riporta la nostra Costituzione. L'insegnamento è autonomo e indipendente, come la ricerca è autonoma e indipendente. Adesso io non vi voglio annoiare, ma si è sempre voluto dare all'università la piena autonomia per poter fare investimenti che potessero aiutare la ricerca e la didattica nell'evoluzione. È una cosa a livello mondiale. Andreotti, il sesto governo Andreotti, a dimostrazione di quello che vi sto dicendo, propose una legge dove volevano rendere le università, le università non dovevano fare lucro. Ok? E quindi la legge era precisa, passò al Senato, venne bloccata dalla Camera, finì questa legislatura, non è mai stata approvata. Ci sono stati altri tentativi, ma nessuno ha mai approvato questa legge e le università quindi oggi possono. Potremmo definire banalmente un'università una macelleria che dà anche corsi di laurea, cioè in parte è una macelleria perché vende carne e in parte dà corsi di laurea. La carne che vende gli dà un utile, tutto è quell'università, in base all'articolo 41 della Costituzione, l'università ne fa quello che vuole dei soldi che ha. Per esempio, l'università può comprare titoli di Stato? Sì. Può comprare titoli e azioni di un'azienda? Sì. Può comprare altre aziende? Sì. Punto. L'importante è che poi ci paghi le tasse che ci deve pagare, perché sono mondi diversi. L'università è un mondo. Lo Stato cosa ha fatto? Forse a qualcuno sfugge che l'ospedale di Terni, se in fondo all'anno arrivasse con 1 milione di utile, pagherebbe le tasse su 1 milione di utile, perché la sanità non è defiscalizzata, non è decommercializzata. Le rette universitarie, essendo la cosa più importante che c'è in Italia, perché solo attraverso laureati e licenziati che producono le università si eleva una nazione, lo Stato ha voluto a suo tempo, molti anni fa, decommercializzare le rette. Ciò vuol dire che chi da me prende un caffè e paga il caffè, noi ci paghiamo l'IRES. Chi da me dorme, noi ci paghiamo l'IRES. Tutte le operazioni che facciamo extra università paghiamo l'IRES. Sulle operazioni che invece riguardano le rette sono decommercializzate. Cioè lo Stato ha stabilito che non esiste la tassazione IVA, che non esiste l'IRES. Noi paghiamo l'8,50 di IRAP, punto e basta. Io che vi devo dire? Ma non è colpa mia. Vale per Perugia, vale per la Sapienza, vale per l'università, per tutte le università del mondo. Sappiate che esistono università tipo Tor Vergata che ha una villa che viene affittata per fare matrimoni e per fare, ma non lo dico per, cioè per farvi capire, e nessuno avrebbe mai pensato di andare là. Io credo che in questo momento io, la procura e lo Stato italiano siano in un grosso imbarazzo, perché dobbiamo stabilire evidentemente le cose. Io ho applicato la legge in maniera corretta, ecco perché diciamo che sono un po' incazzato. Quando qualcuno mi verrà a dire dove non ho applicato la legge e me lo farà capire in maniera chiara, ma lo potete capire anche tutti voi, allora ok. Se poi si continua ad andare avanti con quell'atteggiamento che a qualcuno non gli piace a Rolls Royce, qualcuno gli dà fastidio la cosa, qualcuno gli dà fastidio il mio stipendio e tutti, ognuno si inventa una cazzata come vuole, sono problemi che non mi riguardano, perché nella vita bisogna andare ai fatti. Poi è chiaro che se l'università Niccolò Cusano non avesse pagato i contributi ai dipendenti, non avesse pagato le tassazioni che deve pagare e spendesse soldi nella Ternana, sarebbe un gruppo di matti. Punto. Altre domande, signori? È stato chiarissimo. No, perché non vorrei far aspettare i tifosi ancora per 20 anni, poracci. Ma... sì. Un'ultima cosa, perché... per quello che sta girando sui social, presidente, l'Arsa che la chiama e quant'altro, probabilmente questo pomeriggio sarà lungo, no? Ma guardi, per me è corto. Io spengo i telefoni, adesso vado a casa, ascolto
o la mia radio oppure solo musica italiana, quindi... Prima di spegnere il telefono deve chiamare Lucarelli. No. Non lo chiama? No. Ho detto che non lo chiamo. Lo chiama o non lo chiama? Però aveva detto che doveva chiamare. Ma perché? Ma che giorno è oggi? Sabato 20. Guardi. Però aveva detto che l'aveva già sentito Lucarelli i giorni scorsi. Ma guardi, io l'ultima volta che ho sentito Lucarelli, credo che sia stato... ce l'ha detto lei. L'altro, no, ma io credo l'ho sentito anche venerdì, cioè, ho parlato con Lucarelli. Io parlo spesso con Lucarelli. Guardi, io parlo spesso con Lucarelli perché sto facendo un'operazione, una società con Lucarelli, o meglio con la moglie di Lucarelli. E io ho intenzione di prendere la Fortezza Nuova per fare eventi a Livorno e altre storie. La moglie di Lucarelli ha questa concessione per 8 anni, quindi io Lucarelli lo sento. Non è che se mandi a fanculo uno poi non lo senti, eh? Noi siamo di Livorno, siamo diversi. Però lei ha detto che stasera lo chiama. Prima. No. Prima ha detto ci pensa, ha detto che lo chiama. Martedì giochiamo, presidente. No? Martedì si gioca. Può darsi che sta anche lui guardando la diretta. Quindi. Ma non preparasse la valigia, devi aspettare. Poi ha detto anche, vediamo se vuole venire. Ma certo. Se non vuole venire deve rinunciare al contratto. Deve rimettere. Ma Lucarelli è un uomo con le palle, non è un altro personaggio che sa quello che fa, mica è un coglione, eh? Cioè Lucarelli è una persona che gode della mia massima stima, se decide di venire viene, se decide invece di non venire mi manda a fanculo e non viene, mi dice hai fatto casino, vado a spiegare a Pisani, cioè c'è caso anche che Lucarelli mi dica così, io non metto tutto in conto, voglio dire. I Pisani l'hanno preso per in giro tutto il tempo, visto col cartello cerco lavoro, può darsi che Lucarelli abbia un'altra idea, non lo so. Non ci ho parlato. Poi io faccio società con la moglie Lucarelli, no con Lucarelli. Ma ha detto anche di firmare la seconda lettera. Sì, no, ho anche precisato che la seconda lettera è un fattore di intenti su delle cose. Ci sono dei miglioramenti. Io non ho mandato via Lucarelli perché mi stava troppo simpatico e perché mi piacevano i risultati. Ho mandato via Lucarelli perché non mi piaceva quello che veniva gestito e come veniva gestito. E nella maniera. Evidentemente ci dobbiamo trovare in un accordo. Punto. Poi? Posso andare? Sì, può andare con la squadra. Sì.